Parliamo di S-Drive. Qualcuno si domanderà, ma cos'è questa cosa? Perché sembrerebbe una cosa semplicissima, eh? È una specie di piccola piattaforma inserita una specie di spirale. E a questo punto uno può domandarsi, ma che cosa serve questo sistema? È una grande cosa. Perché? È perché voi forse probabilmente mi avete sentito parlare molte volte dell'importanza dei circuiti, che sono circuiti quelli che io definisco risonanti. Bene, quella specie di roba che è stata lì messa, appiattita su questa piastra meravigliosa, non è altro che un circuito risonante. E anche qui qualcuno potrebbe dire, beh, vabbè, un circuito risonante, che cosa vuole dire? Vuole dire una cosa molto importante. Vuole dire che se io prelevo, in questo caso il cappello, quattro cappelli, e li metto lì, al centro di questo circuito risonante, il cappello che rappresenta la situazione del nostro corpo. Ma attenzione, anche qui non possiamo essere limitati al corpo, perché quando io dico corpo penso lo stesso anche alla parte cerebrale, ovvero la parte di soddisfazione e insoddisfazione. Penso all'alimentazione, certo, penso all'alimentazione, ma penso all'ambiente che ci circonda, l'inquinamento, aria, acqua, suolo, ma soprattutto anche l'inquinamento di tipo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche. Siamo circondati da onde elettromagnetiche e noi siamo dei ricevitori. Come ricevitore potrebbe essere il ricevitore della nostra radio o della nostra televisione o del nostro telefonino. Anche noi ci comportiamo in questo modo. Ma questo crea un danno. E allora io come posso, da medico, ipotizzare che cosa sta avvenendo in questo momento nel corpo umano? E chi me lo dice? Un tracciante meraviglioso, il cappello. Certo. E il cappello che cosa ti dà? Ti dà quello che noi fisici chiamiamo spettro di frequenza, ovvero è una roba, guardate, vi faccio vedere con la mia mano, una roba che sembra oscillare tra un minimo, un massimo, poi ritorna un minimo, poi va ancora più giù, poi va su. Bene, questo qui si chiama spettro di frequenze. Vuol dire che il nostro corpo, inteso in senso lato, esprime attraverso il cappello uno spettro di frequenze. E questo cosa ci serve? Ah, ci serve in una maniera incredibile. Perché? È perché io posso rendere questo spettro in maniera digitale. Cosa vuol dire? Appunti, vuol dire appunti. Posso memorizzarlo nel computer e poi attraverso internet posso mandarlo. Continuo a dire, dall'altra parte del mondo. Poi il centro di elaborazione dati non è dall'altra parte del mondo, ma voi sapete che un'onda che parte dal mio computer e che raggiunge attraverso internet può raggiungere davvero l'altra parte del mondo, anche se poi noi ci fermiamo in Germania. E qui cosa succede? È che quello spettro viene esaminato. E a questo punto ci dà delle caratteristiche meravigliose sullo stato di quel momento lì del mio corpo. Ma quando parlo di stato, ho detto, e lo ribadisco, e lo sottolineo, è lo stato complessivo, quindi c'è dentro tutto. C'è dentro l'aspetto dell'inquinamento, sì signore, l'aspetto del campo elettromagnetico, sì signore, la soddisfazione, insoddisfazione, l'amore o il dispiacere, c'è dentro. E che cosa? Allora, noi medici possiamo sapientemente utilizzare questo grande strumento come supporto. Molta gente dice, ma allora è una diagnosi, allora fai la diagnosi, allora gli dai un malloppo composto da un sacco di pagine che ti arriva dopo 12 minuti dalla Germania, prendilo, leggilo. No, è il medico che deve fare il medico, così come fa fare gli esami del sangue, così come fa fare le ecografie, così come fa fare la TAC, così come fa fare l'esame sull'S-Drive e dire...
Bene, ho un quadro sempre più alto della situazione del mio paziente. E cosa fa il medico? Mi dà gli indirizzi. E questi indirizzi cosa serviranno? Serviranno per dire che se quel paziente seguirà per 90 giorni quello che io dico, che sarà alimentazione, comportamento sociale, comportamento ambientale, e questo servirà al medico che dopo 90 giorni rivaluterà il suo paziente e vedrete che otterrà dei risultati meravigliosi. E a questo punto voglio invitarvi ad andare a vedere un sito che è stato fatto apposta, sellwellbeingitalia.it, e lì cosa trovate? Lì trovate tutte le cose che vi ho detto, troverete dei video, troverete lo Spaggiari che racconta qualcosa di più, ma troverete dei grandi esperti, dei grandi medici, dei grandi fisici che hanno sviluppato questo sistema che ho detto è un validissimo strumento a supporto della diagnosi del vostro paziente.